dell'autore. Dove sta la voce dell'autore? La voce dell'autore è tutto il libro, sta tutto qua dentro. Adesso, come fa a parlare i personaggi? Ogni persona, c'è una sorta di polifonia, per usare un'espressione che Michael Partin usa per Dascalisi. Cioè le voci, ci sono tante voci qui dentro. E ognuno parla con la voce sua, e ognuno parla in prima persona. Non c'è una voce narrante dominante, non c'è il narratore onnisciente, non c'è conclusione da parte del narratore che ha organizzato tutta la trama, no. Ecco, perciò tracce lasciate da corpi singolari. Questo è un altro aspetto dell'homo omnivirus, perché in Hobbes si sta parlando dell'uomo in generale, quello che gli studenti lì hanno, conserviamo la natura umana. Qui invece sono singoli uomini, singoli. Non voglio usare la parola persona, perché la persona, sapete, è già uno scafandro, è già una maschera, è già un ruolo, è già una personificazione, è già una recitazione. No, ci sono tanti singoli qui dentro, tanti singoli nella loro singolarità, ciascuno distinto dall'altro, fortemente distinto dall'altro. Quindi non la natura umana, ma singoli, non uno stato originario, no, un risultato. E poi c'è un'altra differenza fra il lupo e il virus. Il lupo ha un suo habitat, lo puoi scansare, poi lo puoi evitare, no? Ti puoi difendere. Questo fatto che l'uomo è virus per l'altro uomo significa una cosa di cui non ci si rende conto, cioè che non ci sono ripari, non ci sono trincee, non ci sono muri, non c'è la possibilità di mettere cancelli. E il lupo ti difendi, no? Fai una bella cancellata, fai passare anche la corrente elettrica, no? In certi luoghi l'hanno fatto per difendersi non dai lupi ma dagli altri, no? Dunque, e ci lo fanno ancora. Come la chiamate? Non so, come la chiamate ancora? Emigrazione? No, emigrazione era quella che già era tutto preventivato, vogliamo tot persone, voi venite, vi troviamo un posto di lavoro, quella era la emigrazione, l'emigrazione dal sud dell'Italia al nord dell'Italia, dall'Italia in Germania, in Australia, negli Stati Uniti. Migrazione è quella degli animali, quella degli spostamenti per necessità, degli spostamenti che chi riceve lo spostamento non gradisce, non li ha invitati, nessuno vi ha invitato. Statevi nelle case vostre, con l'Albania ci provavano, state nelle case vostre che veniamo noi da voi. Lavoro a prezzi stracciati, veniamo noi da voi. Adesso questo non è fattibile. Dunque, come li chiamiamo questi profughi? In termini negativi, clandestini, illegali. Poveracci. Come li dobbiamo chiamare? Più identificati con il criminale, appena c'è un,
Homo homini lupus, qui donna, no? Abbiamo bisogno dello Stato forte, c'è stato un atto di terrore, hai visto che non li dobbiamo fare venire a questi qua. Attenzione, tutti quelli che sono i protagonisti in questo momento del terrore, no? Sono nati, cresciuti, pasciuti dentro ai luoghi nostri. Quel tagliatore di gole, quello alto, il cappucciato.